fare tantissime attività di indagine, attività tecniche, per le quali stiamo aspettando alcune verifiche, dopodiché credo che la situazione giorno per giorno sarà sempre migliore. Al momento quello che abbiamo risposto soltanto è quello che è lo stato del fatto. Il 90 che prima era finito, oggi dicono che 90.000 euro prestati per tempo riservato. Guardi, anche sulla questione che riguarda il movente io sarei abbastanza prudente perché anche quella situazione va delineata in maniera molto più dettagliata, fanno sentire altre persone, insomma ci sono persone che applicano. Non mi voglio assolutamente avventurare in teorie che non sono al momento constatabili né calcolabili. Le tracce di sangue sono compatibili con... Sì, risulta che il fermato fosse quella mattina a Castellana, il giorno della scomparsa, sulle successive ore della scomparsa, come diceva il procuratore, sono il segreto di indagine sul quale non posso Le tracce di sangue sono compatibili con qualche arma? naturalmente. Le tracce di sangue non sono compatibili con il gruppo sanguigno, il DNA del Quindi non avete idea con che arma sia stato ucciso? fermato. Non abbiamo assolutamente, anzi, con la DNA e il sangue della sua parte. Non abbiamo nessuna idea al momento di quando Dove cercherete il corpo? questo. Anche questa è un'attività che stiamo svolgendo, c'è il segreto di indagine, non lo posso La moglie del fermato? assolutamente. La moglie del fermato al momento non risulta essere indiziata per alcun tipo di reato. Nel pomeriggio, come diceva il Presidente della Repubblica, avrete modo di avere ulteriori notizie circa alcune attività che si svolgono. Guardi, il gruppo investigativo e la compagnia di San Sisso, qui rappresentata dal Maggiore Italia dal Capitano Lea, hanno sentito una serie di persone di Castellanze e anche di altre località che potevano essere testimoni di momenti della giornata della signora. Testimonianze sulle quali, ripeto, non vuole essere doloroso, al momento non possiamo rilasciare nessun tipo di dettaglio. Grazie. Grazie.